Campo scout di Prosecco distrutto dai migranti, attacca il sindaco di piazza. A questo punto non spendo più un euro per loro a Trieste. Ok al bilancio comunale entro Natale, non succedeva da 25 anni. Il comune di Trieste corre per contrastare il caro energia e aiutare famiglie e imprese in difficoltà. Uffici della regione in Porto Vecchio, siglato l'accordo con comune e autorità portuale nei 5 magazzini, un hub di uffici rivolti al cittadino. Giù la facciata della sala Tripkovic, ma lo stemma è stato messo in salvo. Intanto il comune decide di dedicare la sala del Verdi al barone De Banfield. Bagar sugli appalti e vertenza euro in promos, il direttore generale del comune di Trieste, Lorenzut, risponde all'attacco del segretario della CGL, Piga. Ironico e dissacrante lo spettacolo di Checco Zalone, conquista il pubblico del Politeama Rossetti, strapieno per lo show del comico pugliese. Sarà la cantante monfalconese Elisa ad augurare buon anno Trieste, storico appuntamento del 6 gennaio, organizzato dalla Confcommercio. Buonasera, buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele 4. Il campo scout di Prosecco vandalizzato dai migranti che ospita e la denuncia del sindaco di piazza ai nostri microfoni e via social. E dopo la richiesta di cittadini e associazioni di ripensarci sul dormitorio di via Flavio Gioia, arriva la replica del sindaco stesso e del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Ho ricevuto i gestori del campo scout di Prosecco, è stato distrutto, vedrete le foto che ho pubblicato, distrutto dai migranti, cioè loro arrivano qua, noi li mettiamo a disposizione dei luoghi e loro li distruggono, allora non metto più a disposizione nulla. È furibondo il sindaco di piazza per gli atti di vandalismo che hanno messo a soqquadro il centro scout di Camposacro. Le foto, spiega il primo cittadino, sono state inviate dalla struttura che gestisce il centro d'accoglienza per richiedenti asilo. Sanitari divelti, porte sfondate, immondizia ovunque. Noi li abbiamo accolti. Se abbiamo 500 minori stranieri, se abbiamo migliaia di questi personaggi, ma ripeto, se ti metto però nel campo scout di Trieste tu distruggi tutto, come vedrete dalle foto, prenditi la tua responsabilità. Lo sfogo del sindaco replica alla lettera che più di 500 cittadini gli hanno inviato chiedendo la sistemazione del dormitorio di via Flavio Gioia per far fronte all'altissimo numero di arrivi di migranti in città in un periodo dell'anno in cui fra l'altro comincia a far freddo. Una lettera illustrata ieri in una conferenza stampa in cui i promotori hanno parlato di violenza e politiche di morte, lanciando pesanti accuse all'indirizzo non solo del comune ma anche della regione sulla gestione dei migranti. Noi dobbiamo distinguere quello che è di accoglienza di chi sta scappando da una guerra e penso che la risposta per esempio alla popolazione ucraina nel nostro territorio e in italiano sia stata molto forte anche da parte dei privati, quindi siamo una terra di solidarietà. Altra cosa invece è continuare ad alimentare o perlomeno girarsi dall'altra parte rispetto a un'immigrazione illegale che l'unico vero favore che fa ai trafficanti di esseri umani. Dobbiamo contrastare l'immigrazione irregolare, contrastare i trafficanti di esseri umani e prevedere, penso anche a livello europeo, che chi ha diritto di avere una protezione internazionale sia protetto e non faccia un viaggio che si tramuta in viaggio della morte, come dicevo prima, ma sia protetto fin dall'inizio e chi invece vuole entrare illegalmente di non poterlo fare. Proseguiamo per parlare del bilancio comunale rispetto al quale il Comune di Trieste anticipa i tempi. Il documento contabile verrà approvato entro la fine dell'anno e non accadeva da ben 25 annualità. È un modo, ha spiegato l'assessore al bilancio Everest Bertoli, per aggredire il prima possibile il caro energia e sostenere famiglie e imprese in difficoltà. La macchina comunale ha messo il turbo. Per la prima volta dopo 25 anni il bilancio del comune di Trieste verrà approvato entro la fine dell'anno. Si andrà in aula probabilmente il 19 dicembre per dare l'ok al documento entro Natale. L'obiettivo della giunta di piazza è quello di anticipare i tempi per affrontare il caro energia e sostenere famiglie e imprese in difficoltà economica. Appunto con questo bilancio, con questa novità, era da 25 anni che non si approvava il bilancio entro il mese di dicembre, riusciremo a far fronte
fronte agli aumenti delle bollette del Comune di Trieste, abbiamo una spesa di oltre 10 milioni di euro in più, ma soprattutto avremo la possibilità di sostenere famiglie e imprese con un bilancio che non sarà più in dodicesimi dal primo mese. L'operazione consentirà, come sottolineato dal direttore generale del Comune Lorenzutto, di anticipare i tempi di 6-8 mesi rispetto agli anni scorsi, avendo da gennaio a disposizione i fondi per le opere ed altro, mentre quelli dell'avanzo verranno sbloccati già nel mese di marzo. Il bilancio di previsione 2023-2025, come anticipato domenica nel TG di Tele4, si chiude in pareggio tra entrate e spese a 856,5 milioni di euro rispetto agli 810,8 dell'anno scorso, differenza dovuta all'aumento delle entrate e delle spese in conto capitale. Tra le principali spese quella del funzionamento del comune, che supera i 354 milioni di euro, di cui la spesa per il personale tocca 106 milioni, con una campagna di assunzioni che continuerà in tutto il corso del triennio. Con una gestione oculata ci possiamo permettere anche di proseguire nel turnover del personale. Abbiamo un piano triennale che prevede circa 250 nuove assunzioni di fronte alle 171 uscite, di questi 141 persone verranno assunte nel 2023. Quanto alle spese in conto capitale, si parla di oltre 308 milioni, cioè le spese per gli investimenti, di cui 244 dedicati alle opere previste nel piano triennale. Imponente anche la voce acquisti di beni e servizi, gas, acqua, energia, telefonia, servizio mense, ma anche centri estivi e raccolta rifiuti, per un complessivo di 178 milioni, quasi 40 invece quelli destinati all'istruzione e al diritto allo studio. Prosegue anche lo sforzo dell'amministrazione nel ridurre il debito di Palazzo Cheba, che dai 123 milioni di residuo del 2017 nel 2023 toccherà quota 76 milioni. Un terzo delle spese del bilancio, pari a 117 milioni, sono invece destinate al sociale. Ma siamo primi d'Italia per spesa sociale, al di là di quello che dicono le opposizioni, e abbiamo confermato questo bilancio. Non solo nessuno taglio, ma su alcuni fronti, come per esempio anziani e disabili, abbiamo ulteriormente aumentato questa spesa. È stato firmato oggi il protocollo ufficiale tra Comune, Regione e Autorità Portuale per la cessione dei 5 magazzini del Porto Vecchio, dove troveranno posto uffici regionali e centro per l'impiego. Un'operazione alla quale il Presidente Fedriga intende dedicare una task force speciale. Il servizio di Laura Bucarella. Sono contento perché è stato un percorso lungo, però ci auguriamo adesso di poter essere operativi nel più breve tempo possibile. Firma ufficiale del protocollo tra Regione e Comune per il recupero del Porto Vecchio con l'autorità portuale, il consorzio Ursus e il segretariato regionale del Ministero della Cultura. Gli edifici coinvolti sono il magazzino 7, il 10, l'edificio 118 e l'hangar 21. La Regione fornisce oltre 10 milioni 600 mila euro per l'operazione, alla quale sarà dedicata una task force speciale. La mia intenzione è di creare una task force dentro la Regione proprio per gli interventi regionali all'interno di quell'area. Il nostro scopo è di valorizzare Porto Vecchio, portando anche l'opportunità con i trasferimenti delle sedi regionali in quell'area di Trieste, anche la capacità di attrarre, penso, pubblici esercizi e quindi dare un servizio anche alle imprese che si vogliono insediare in quel territorio. È una grandissima opportunità, stiamo urbanizzando l'area con la Regione a fianco, con i 4 magazzini più l'altro per il centro per l'impiego, è un momento di grande sviluppo. Non solo uffici regionali, è prevista anche la nuova sede del centro per l'impiego. In tutto saranno trasferite circa 1000 persone, mentre gran parte degli edifici regionali saranno messi in vendita, via San Francesco, via Carducci, via Trento e via Milano, solo per citarne alcuni. Sarà una riqualificazione importante, ha spiegato il presidente Fedriga, nella quale la Regione intende lasciare il segno anche con il coinvolgimento di grandi nomi della architettura. Oltretutto devo dire che nostra intenzione, ne parlavo proprio adesso con il rappresentante del Ministero dei Beni Culturali, valorizzarlo anche dal punto di vista architettonico. Quando il pubblico interviene deve lasciare qualcosa sul territorio. No, la portata secondo me è importante dal punto di vista della visione, la visione che la regione ha nel vedere come la delocalizzazione, la localizzazione in Porto Vecchio di alcune sue strutture diventa volano per gli eventuali futuri investimenti da parte dei privati. A me sembra un'ottima scelta.
Proseguono i lavori di abbattimento della sala Tripkovic. Il comune ha messo al sicuro lo stemma cittadino, che era parte integrante dell'insegna. I detriti saranno riconvertiti, modifiche provvisorie ai capolinea di alcuni autobus. Sul posto per noi c'era Umberto Bosazzi, che peraltro vi ha raccontato già tutto questa mattina in diretta a Sveglia Trieste. Sentiamo. E salvo lo stemma di Trieste che campeggiava sulla facciata della sala Tripkovic, parte integrante dell'insegna. È stato rimosso prima che i lavori entrassero nella fase più importante e magari tristemente spettacolare dell'intervento. Non si sa ancora che sarà di esso, ma intanto è certo che non andrà perduto. L'intervento sta procedendo in questa prima parte e dovrebbe concludersi entro la fine della settimana. Quindi, con l'edificio già stazione delle autocorriere di fatto raso al suolo, sarà possibile intravedere il futuro di quella parte di Piazza della Libertà. In tal senso bisognerà aspettare l'inizio dell'anno per procedere. Il Comune ha dato l'incarico all'architetto Kipar di preparare un progetto che tenga conto della continuità con l'ingresso monumentale del Porto Vecchio. La scavatrice al momento procede partendo proprio dalla facciata. Nei giorni scorsi l'interno della struttura è stato completamente svuotato, parti elettriche comprese. Pertanto il lavoro può andare avanti intanto senza intoppi e ad una notevole velocità. Un lavoro quasi chirurgico, reso possibile anche dai primi interventi di inizio mese, necessari proprio per comprendere meglio come intervenire. Le pietre e i detriti, fra l'altro, saranno riciclati completamente e saranno utilizzati per produrre mattoni. Al momento le fiancate e il retro della sala Tripkovic sono in piedi. Paradossalmente chi transita accanto al capolinea degli autobus, recinzioni a parte, non si accorge di quanto accade a pochi metri di distanza. Quando però si procederà sul retro della struttura sarà necessario spostare i capolinea delle linee 1 e 20. In tal senso si sta già operando sul marciapiede adiacente all'entrata monumentale del Porto Vecchio. Oltre i paletti si sta costruendo un prolungamento provvisorio del marciapiede per consentire ai passeggeri di salire e scendere più agevolmente. Allora, novità sul fronte Varzila, perché oggi si è svolto il tavolo al Ministero, tavolo presieduto dal nuovo sottosegretario, l'onorevole Bergamotto. Ci sono 5 possibilità per il futuro, ma andiamo a leggere quanto è emerso dall'assemblea. L'azienda ha illustrato il business plan confermando la volontà di prosecuzione dell'attività di service, ricerca e sviluppo con un investimento di circa 5 milioni di euro, di cui il 55% a Trieste, per sviluppo di nuove fonti di alimentazione compatibili con la decarbonizzazione. Confermata la volontà di cessare la produzione di motori, l'azienda ha dato disponibilità di salvaguardia degli organici fino a agosto 2023, riprendendo la produzione fino alla primavera dello stesso 2023 e ricorrendo ad ammortizzatori sociali nei mesi successivi per arrivare ad agosto dello stesso anno. Entro quella data l'azienda ipotizza il concretizzarsi di una delle manifestazioni di interesse giunte tramite l'advisor incaricato, che nello specifico, come detto, sono 5. Ipotesi numero 1, industria pesante, la Rheinmetall, con riassorbimento del 100% dei lavoratori entro il secondo semestre del 2023. Questa ipotesi necessita però del via libera del governo, dato il tipo di attività militare. Seconda ipotesi, industria energie rinnovabili, turbine eoliche. Questo comparto prevede il riassorbimento del 100% delle maestranze, ma entro il 2024, l'anno successivo. La terza ipotesi, che riguarda il mondo dell'oil e del gas, prevede il riassorbimento del 25% della forza lavoro al secondo semestre 2023. Poi il quarto piano possibile, mentre rivediamo ancora alcune immagini, è nel campo dell'automotive, quindi potrebbe trattarsi invece di Mitsubishi, con un riassorbimento pari al 65% degli organici attuali entro i primi 6 mesi del 2023. Le ultime due ipotesi sono legate invece a fondi di investimento e prevedono il riassorbimento al 100% della forza lavoro e vedono un'azienda in campo sul fronte motoristico, non in concorrenza però con Varzila. L'azienda chiede di giungere a un accordo quadro che gestisca la ripresa delle attività produttive, le consegne e i traguardi, come appunto la reindustrializzazione del sito. Il governo
ha ribadito la strategicità del sito e la volontà di accompagnare il processo di reindustrializzazione. I sindacati da parte loro hanno chiesto in cosa consista per il governo la strategicità e su che idea di sviluppo siano concordi. Un possibile accordo, scrive in particolare la UILM, non può prescindere da un ruolo di garanzia del governo su tutto il percorso di reindustrializzazione. Questa è la sintesi che vi abbiamo offerto proprio in diretta. Voltiamo pagina, il direttore generale del Comune di Trieste, Fabio Lorenzutta, ha risposto alle accuse del segretario provinciale della CGIL, Michele Piga, che ieri su Tele4, commentando l'avvertenza Euro in Promos, la ditta che paga 5 euro l'ora agli addetti ai servizi museali, ha accusato il dirigente pubblico di non aver accettato il protocollo di revisione in materia di appalti proposto dal sindacato sul tavolo di concertazione, elemento che, secondo la CGIL, avrebbe contribuito ad evitare questa situazione. Sentiamo la risposta. È vero che il sindacato ha proposto una revisione del cosiddetto protocollo appalti. Noi il protocollo appalti ce l'abbiamo dal 2015 ed era giunto il momento effettivamente di dargli una revisionata. Abbiamo condiviso con entusiasmo questa proposta che il sindacato ci ha fatto alla fine dello scorso anno, se non ricordo male, e abbiamo iniziato dei lavori per costruirlo assieme. Necessita ovviamente a questo punto precisare cos'è un protocollo appalti. Il protocollo appalti è un insieme di regole che vanno a integrare il quadro normativo che disciplina gli appalti pubblici. E io avevo fatto una premessa, la premessa era quella che appunto il protocollo non poteva modificare il quadro normativo dettato dalla legge, eravamo tutti d'accordo, abbiamo continuato direi con piena soddisfazione i lavori fino a giugno di quest'anno, che è stata poi la penultima volta in cui ci siamo incontrati. Il sindacato in quell'occasione anzi espresse delle parole di chiaro apprezzamento per il lavoro svolto e si riservò di apportare alcune modifiche. E modifiche che, quando ho visto, non potevo certo classificarle come interventi lessicali squisitamente formali, perché erano degli interventi sostanziali, cioè sostanzialmente andavano a dire esattamente il contrario di quelle che erano le disposizioni di cui stavamo discutendo. E a questo punto, senza tanti giri di parole, io ricordo era l'ultimo giorno di agosto di quest'anno, io al sindacato ho detto che non potevo accettare queste proposte. Ma visto che la vicenda alla fine si sostanzia in questi addetti museali pagati molto poco nonostante grandi competenze, lo stesso assessore Rossi ha detto dobbiamo in qualche modo provare a trovare una soluzione. C'è il modo tecnico normativo di trovarla? Beh, allora le due questioni sono diverse. Michele ha fatto riferimento al protocollo appalti. L'avvertenza dell'appalto dei musei Euro in Promos, diciamo così, è un'altra cosa. Sostanzialmente nell'avvertenza Euro in Promos un sindacato, che poi non è nemmeno CGIL, ritiene che il contratto cosiddetto dei servizi fiduciari non sia il contratto giusto da applicare agli addetti al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico. La questione è diventata ormai un procedimento giudiziario e pertanto spetterà al giudice dire se questo contratto è il contratto giusto o meno. Sciopero venerdì 2 dicembre di tutte le organizzazioni del sindacalismo di base, in particolare il settore scolastico. Vediamo. I COBAS della scuola hanno convocato lo sciopero generale per l'intera giornata del 2 dicembre del personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado. Tra i motivi dello sciopero la richiesta di rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da 3 anni con aumenti uguali per tutti per recuperare il 30% del potere d'acquisto perso negli ultimi decenni e tutelare i salari reali dal caro energia e dall'inflazione. L'aspetto che poi come COBAS scuola vogliamo sottolineare è la condizione indecenti in cui versano gli edifici scolastici, il discorso delle classi pollaio che è stato dimenticato completamente perché se ne parlava tanto, ora siamo come ai tempi prima del Covid, quindi quello che noi chiediamo è che ci sia una riduzione degli studenti per classe, una messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Fra le altre richieste, il potenziamento degli organici e la reintroduzione della scala mobile. Noi abbiamo previsto tre presidi, uno in Piazza Borsa dove parleremo, diciamo, del contesto generale e di tutti quanti i punti che riguardano lo sciopero, poi ci sposteremo presso gli uffici della ERA, ex Acegas, in particolare per quanto riguarda la questione bollette, aumenti e situazione economica delle famiglie, e poi alla fine andremo a Catinara dove faremo un presidio che parlerà direttamente dei problemi della sanità. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, tra poco ancora un aggiornamento sulla situazione Varzila e servizio sul trionfo di Checco Zalone a Rossetti. Bentrovati con il TG di Tele4, aggiornamento sul tavolo al Ministero sul fronte Varzila, tavolo ancora in corso, si sta cercando di trovare una quadra tra sindacati, azienda e Ministero sulla garanzia della reindustrializzazione accompagnata dal Governo. Cinque le ipotesi per il futuro: Rain Metal, quindi settore militare, la seconda Automotive, Mitsubishi, la terza energie rinnovabili e turbine, la quarta un'azienda legata al mondo dell'oil e in gas, la quinta motoristica non concorrenziale a Varzila, collegata però a dei fondi di investimento. E proseguiamo con la cultura. La sala del Teatro Verdi sarà intitolata a Raffaello De Banfield, lo ha deciso la giunta comunale nella seduta di ieri. Sentiamo Umberto Bosazzi. Quando l'abbattimento della sala Tripkovic andava delineandosi e mano a mano che esso diventava sempre più concreto, fra gli addetti ai lavori e i triestini si andava facendo sempre più pressante una richiesta, che il comune cioè ricordasse la figura di Raffaello De Banfield. Palazzo Sipario ha raccolto in qualche modo l'informale richiesta e la giunta ha deciso di intitolare alla memoria del musicista e imprenditore la sala del Teatro Verdi. Credo che ricordare Raffaello De Banfield sempre all'interno del teatro, con un'intitolazione che stiamo valutando con il sindaco che è anche presidente della fondazione e con il sovrintendente Polo, credo possa essere un bel gesto corale da parte della città e dei cittadini. Nelle intenzioni del sindaco vi è anche l'idea di posizionare un busto di De Banfield nel foyer del teatro. Lo stiamo valutando, quindi vediamo un attimo cosa riusciremo, diciamo, a fare sul discorso del posizionamento del busto, che ha bisogno di spazi adeguati. Ciò cui fa riferimento l'assessore è il fatto che sulle pareti del foyer del Verdi non vi è spazio per un ulteriore busto, ma con tutta probabilità una soluzione verrà trovata. Non è tutto, un altro grande della cultura, non solo triestina, verrà ulteriormente celebrato con tutta probabilità attraverso il posizionamento di una statua in cammino, Giorgio Strehler, che ha già una via intitolata, ma personalmente vedo con favore il posizionamento di una statua, così come è stato fatto in analogia con Saba, Joyce e Svevo, proprio perché è stato un grande protagonista non solo del teatro ma anche della letteratura del Novecento, e ne avevamo parlato con l'assessore Rossi proprio in occasione del centenario l'anno scorso della nascita di Strehler. Un politeama Rossetti gremito ha accolto ieri sera la prima delle due serate triestine di Checco Zalone. Amore più IVA, il suo ultimo spettacolo. Oh, bellissimo. Quasi quasi mi dispiace fare sta cagata. Forse non mi merito tanto. Allora, ci sono Terroni? Si fa così per far ridere, non si guarda in faccia a nessuno, neppure a se stessi. È la ricetta della commedia cinematografica italiana storica, della quale Checco Zalone, piaccia o no, è l'unico vero erede. Del resto, il Rossetti gremito ieri sera per la prima delle due serate del suo nuovo spettacolo teatrale Amore più IVA lo conferma. Non si può pensare di rispettare a tutti i costi un politically correct che sconfina nell'ipocrisia, a patto che si metta in atto, soprattutto nei confronti di se stessi, quell'ironia beffarda e strafottente che poi si riversa sugli altri. È la ricetta del cinema di Checco Zalone al secolo Luca Medici, l'unico costruito su questioni prettamente italiane, anche se portate all'estremo. È in fondo quello che gli italiani vogliono sentire. Non si riempie un teatro a caso, Checco Zalone questo lo sa, e prosegue giustamente non avendone per alcuno. Qualcuno potrebbe dire che questo non è teatro. Ne siamo proprio sicuri?
Il prossimo 6 gennaio a Rossetti si rinnoverà l'appuntamento con Buon Anno Trieste, l'evento promosso da Confcommercio con finalità benefiche. Star della serata, la cantante Elisa. Sarà Elisa ad augurare Buon Anno Trieste il prossimo 6 gennaio a Rossetti, nella 41esima edizione dell'evento promosso da Confcommercio. Grazie alla collaborazione con l'agenzia Binais, l'artista di Monfalcone, protagonista della musica a livello internazionale, salirà sul palco per uno spettacolo dal duplice scopo benefico. E avremo una grande artista, appunto avremo Elisa. Elisa è un'artista internazionale con dischi di diamante, eccetera, e di platino, per cui finalmente la portiamo con noi nel nostro concerto di beneficenza. Quest'anno la beneficenza andrà a due enti, andrà a Trieste Entra in Gioco, che si occupa di finanziare, di pagare le rette e anche i vestiti di ragazzi che non hanno possibilità come famiglia di poter praticare lo sport, per cui una nuova associazione che va in questo campo, e l'altra che si occupa sempre di bambini, e Villa Russitz, che è la casa famiglia che si occupa appunto di bambini disagiati. Partirà il 1° dicembre la prevendita dei biglietti per gli associati con offerta minima di 20 euro, mentre il 16 dicembre a 25 euro per tutti gli altri. Supportata da Regione, Promoturismo, Comune, Fondazione CR Trieste, Confidi 50 e più e BCC di Staranzano, la manifestazione sarà immessa anche in un pacchetto turistico legato ai pernottamenti in città. Tutti gli attori protagonisti di questa città che si adoperano per non solo arricchire il palinsesto d'offerta durante il periodo natalizio, ma, e io lo sottolineo, per aiutare chi ha davvero bisogno. Come sempre, la serata prevede anche la consegna dei riconoscimenti Rosa d'Argento e Rosa di Cristallo e, per la prima volta, del premio di laurea BAT for Innovation consegnato da BAT Italia. Crisi triestina, penultima in classifica. Ieri sera abbiamo fatto il punto al Caffè dello Sport della situazione. Domani scontro salvezza a Piacenza. Sentiamo. E c'è stata una respinta corta e l'attaccante dell'Ecco ha veramente trovato, come si dice, il gol della domenica, no? E poi dopo si è fatto una buona partita, e non è la prima volta, e però dopo, come ha detto il mister, forse è mancato anche ieri un po' di carattere, perché quel gol del 2-1 ci ha spezzato le gambe, e poi c'è stata un po' di confusione e non si è riusciti a rimetterla in piedi. Sono arrivati tutta questa serie di messaggi con questo nome di Zaccardi al posto di Pavanel. È chiaro che Pavanel resta l'allenatore della Triestina. Una squadra di calcio è un'azienda, una società è un'azienda in cui il risultato è determinante per la valutazione dell'azienda e il lavoro che si sta compiendo. In questo momento è una situazione estremamente seria, di classifica, grave, possiamo usare anche questo termine, e mettere in discussione Pavanel credo sia estremamente pericoloso. Anche perché non sono mai favorevole ai cambi di allenatore, nessuno più di Massimo Pavanello, già ripetuto più volte davanti alle vostre telecamere, ha la percezione di quello che è Trieste, di quello che si può provare a fare. A domanda specifica anche ieri, se lui si sente a rischio o se si sente in parte addirittura demotivato, ha risposto chiaramente che lui non è uno che molla e non lo farà certamente con lo stemma della Triestina addosso. Ha detto bene il mister, a questa squadra serve una svolta, soprattutto dal punto di vista caratteriale, perché non è la prima buona partita che giochiamo, però i punti non arrivano e continuano a non arrivare, e quindi serve una svolta. Ma gennaio è ancora lungo, dunque io voglio pensare anche che si stia già lavorando comunque alle toppe, agli interventi del mercato di riparazione, e in questo senso credo sia fondamentale dare, non dico carta bianca, ma i consigli di Pavanel, quello che vuole l'allenatore, non li vai a fare adesso e poi magari lo esoneri in questo frangente. Trovo una baggianata mettere in dubbio Pavanel galattica. Uno, perché con tutto rispetto per voi giocatori, si danno ulteriori alibi ai giocatori se tu cambi l'allenatore. Quindi bisogna mettere i giocatori di fronte alle proprie responsabilità. Poi, giustamente, come si diceva, compattare il gruppo è la prima cosa, perché solo così si può reagire in una situazione dove non si può fare altro. Allora, per il TG è tutto. Tra poco, con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, analizzeremo i principali e più importanti fatti della giornata. Restate con noi.
Bentrovati, bentrovati a un nuovo approfondimento dopo il telegiornale serale. In nostra compagnia il vice direttore di Tele4, Ferdinando Avarino. Ferdinando, buonasera e bentrovato. Buonasera a tutti. Allora, normalmente non siamo abituati a parlare di emergenza migranti in questo periodo dell'anno, non siamo abituati a farlo con raffiche di bora a 80-90 all'ora e 7 gradi di temperatura, ma la realtà è che dalla rotta balcanica continuano ad arrivare e l'emergenza continua ad essere presente. Ferdinando, ieri c'è stata una richiesta da parte delle associazioni che si occupano dell'accoglienza, ma non solo, alla politica, al comune in particolare, ma anche alla regione e alla prefettura, di tornare sui propri passi e, diciamo così, rimettere in piedi l'idea del dormitorio, anche con accuse pesanti, dicendo se ci saranno dei morti, ci saranno i responsabili da parte di Schiavone. Insomma, un dibattito abbastanza duro. Oggi è arrivata la rivelazione invece del sindaco di Piazza, che ha parlato di quanto accaduto nel campo scout di Prosecco, o campo sacro che dire si voglia, dove ci sono stati dei forti danneggiamenti da chi viene ospitato lì. Che idea ti sei fatto, Ferdinando, e cosa pensi di questa bagarre in un momento dell'anno in cui normalmente non si parla di questo, ma l'emergenza c'è? Però sai che sono anche più temprati, forse resistenti, coloro che affrontano, senza fare confronti ovviamente con il dramma di attraversare il Mediterraneo, ma comunque sono temprati, quindi resistono anche all'inverno e affrontano la rotta balcanica nei mesi più duri, no? Quindi questo è un tema che va affrontato seriamente. Poi, se vuoi, appunto, parliamo anche delle parole del ministro Piantedosi di oggi, ministro certo. dell'Interno. Devo dirti una cosa, credo come tutti i triestini, cittadini del Friuli Venezia Giulia, che hanno visto quelle immagini oggi citate dal sindaco di Piazza, ci è presa una forte rabbia. Il primo pensiero che ho fatto, per quello stavo anche cercando di avere ulteriori notizie adesso, è che lì dove ci sono quelle tende del Ministero dell'Interno c'è qualcuno a gestire la struttura, cioè non è una struttura abbandonata. Certo. Chiaro che quei comportamenti, se confermati, non sono una cosa che possiamo ammettere. Ma è altrettanto vero che lì c'è qualcuno che quella gestione la deve monitorare. Quindi evidentemente non metto in dubbio ovviamente la credibilità delle foto, però va fatto un ragionamento più ampio. È chiaro che qualsiasi tipo di tentativo di distruzione, tutto quello che noi abbiamo visto in quelle immagini, non è minimamente tollerabile. Capisco la rabbia di reazione del sindaco, però quello che in realtà si stava domandando o si stava chiedendo da quella conferenza stampa di ieri è tutt'altro, almeno quel che io ho capito, cioè trovare una sistemazione per quelle decine di persone di cui mostriamo sempre le immagini che sono sotto gli occhi di tutti i triestini, Piazza Libertà, e allora si fa dell'ulteriore ironia, se abbattiamo la Trivković alla fin fine per dare più spazio ai migranti che stanno lì giorno e notte, cioè trovare una soluzione temporanea, che è quella che fino a questo momento non si è ancora scelto di percorrere, non si è fatto perché si attendono decisioni da Roma, perché i ricollocamenti in altre regioni sono sospesi, fortemente limitati, però insomma ci sono due aspetti di questa giornata, quindi quella vicenda è ancora un po' per me eccessivamente fumosa, faccio veramente fatica a capire come possono essere accaduti gli episodi del genere di danneggiamento quando qualcuno dovrebbe controllare queste certo, cose. Certo, qui, certo, no? Certo. Abbiamo rivisto, tra l'altro, mentre proprio parlavi, le immagini di quanto accaduto al campo scout, di alcuni danneggiamenti segnalati dal sindaco che oggi ha detto, beh, però se questa è la reazione, ha detto non spendo più un euro su questo fronte, ovviamente una reazione forte da parte del primo cittadino, però è un tema che chiaramente non si esaurisce qui, proprio perché continuano ad arrivare. E io ricordo per esempio in epoca Cosolini, quando arrivarono in un periodo dei profughi durante il periodo invernale, ci furono i famosi fuochi accesi al silos per scaldarsi, no? Ecco, speriamo comunque non si arrivi a situazioni del genere, però insomma il tema c'è. Allora, eccole qua le precisazioni. È un campo cui la gestione è della Caritas.
Ufficialmente nasce per 90 persone, ma in realtà è aumentato a 180 e di fatto c'è anche qualcuno proprio per ospitare anche coloro che sono in Piazza Libertà, ma in realtà poi dà servizi di mensa anche a più persone, quindi una totale di circa 300, e è una situazione fortemente critica. Quindi anche con l'interesse da parte degli attori che lo gestiscono a trovare una soluzione, e quindi giustamente se tu non risolvi questi aspetti qua, quelle persone da qualche parte devono andare. Certo. Ecco, non so se la possiamo spiegare diversa. È come Piazza della Libertà, cioè tutti vorremmo che ci fosse una soluzione. Alcuni con letture politiche, se volete, di sensibilità, di etica, di umanità differente, però una soluzione va trovata, che sia ricollocamenti altrove, che sia ospitarli in asili o nuove strutture in città, però una soluzione, siamo tutti d'accordo, che va trovata. Allora, l'altra cosa che invece volevo sottolineare nella giornata di oggi sono le parole importanti del ministro Piantedosi, perché il ministro dell'Interno dice e ribadisce come ci sia la necessità di organizzare i famosi flussi, certo, oltre agli investimenti famosi nel Nord Africa, ma organizzare i flussi. All'interno di questi flussi, che sono determinati da numeri e luoghi di provenienza, cioè quante persone possono entrare, da che provenienza, eccetera, eccetera, per fare cosa, quindi per una destinazione anche chiara sul fronte lavorativo occupazionale, saranno inclusi già percettori di reddito di cittadinanza. Quindi in tutto questo rischiamo che anche i primi flussi siano già fondamentalmente chiusi ed esauriti, che è un dato politico interessante in questa gestione. L'altro aspetto che ti racconto, oggi abbiamo fatto una lunga intervista con un noto gestore dell'accoglienza in un grande centro a Treviso, e che ha gestito almeno altri 5 centri nel resto d'Italia, e che per anni ha gestito Lampedusa, cioè questo è un trevigiano che ha un'impresa e che ha fatto accoglienza dei richiedenti asilo a Lampedusa. Ecco, ci ha spiegato, fondamentalmente mi ha colpito, come il disegno della soluzione all'immigrazione, che più volte qui abbiamo detto non si è mai voluto risolvere e quindi persiste come problema nel nostro paese, è esattamente quello che propone questo governo, nel solco di quello che fece Minniti, ministro del centrosinistra, cioè fare finalmente dei veri investimenti anche sul lato europeo in Nord Africa, lì creare l'hotspot, gestire lì le domande con, quindi, uno sguardo, un'attenzione sovranazionale, internazionale, e a quel punto garantire l'accoglienza a coloro che sono richiedenti asilo, che scappano da guerre, un'accoglienza, un transito che sia protetto. È la questione più chiara e limpida della soluzione dell'immigrazione, almeno per quanto riguarda barche, barchini, barchette e gommoni. Perché lui stesso, che ha gestito Lampedusa, lo ripeto, per anni, ha detto: ho visto persone arrivare con un gommoncino che potrebbe avere mio figlio, cioè una cosa grande, 1,5 metri al massimo. E non è ammissibile, perché chiaramente poi si alza il numero dei rischi e delle vittime. Allora, Ferdinando, l'altro tema di cui parleremo questa sera è quello collegato a questa vicenda degli addetti dei musei pagati 5 euro all'ora, una vicenda che è in qualche modo deflagrata nel salotto di Ring e che poi ha avuto tutta una serie di passi successivi, dalla Comsal, che in qualche modo sostanzialmente, oggi abbiamo chiarito, ha fatto sostanzialmente causa su questo tipo di contratto, dicendo non è possibile pagarli così poco. Il comune ha risposto con l'assessore Rossi dicendo dobbiamo contribuire ad aggiustare la cosa. Piga della CGIL se l'è presa con il direttore generale del comune dicendo noi avevamo proposto un protocollo sul codice degli appalti. Oggi il direttore generale del comune gli risponde dicendo sì, certo, era un protocollo sugli appalti in cui però non è che potevamo cambiare la normativa come volevate voi. Quanto alla vicenda di Euro e Promos, è questione giudiziaria. Sta diventando un non solo. Guarda, è un macello, cioè venerdì abbiamo dedicato una parte della puntata a questo tema, e quante volte l'abbiamo fatto in questi anni. Hanno tutti ragione, tutti hanno torto, scegliete voi. Guardate, è molto semplice,
Siamo d'accordo che queste persone debbano essere pagate 5 euro lordi all'ora? Io credo di no. Rientrano in quel famoso 20% rispetto all'80% dei contratti nazionali, no, che hanno copertura per l'80% del mondo lavorativo, poi c'è un 20% per il quale nel nostro paese sarebbe necessario introdurre un salario minimo, ma il salario minimo per me non dovrebbe neanche essere a 9 euro, dovrebbe essere a 12 euro come la Germania, ma al di là di questo aspetto, quindi sono un po' i lavoratori più dimenticati, sacrificati. Certo. Cosa succede? Fa un bando, a questo bando rispondono le aziende quale tipo di contratto applicare per una determinata mansione. Lo decide l'azienda insieme ai sindacati. Può essere il comune a decidere che tipo di contratto. Cioè, io non so se è chiara, certo, questa cosa, certo, dopo tutto il dibattito, cioè, che i sindacati fatto in quel contratto nazionale di lavoro l'hanno, certo, siglato a Roma nella contrattazione sul contratto specifico, no? Quindi è un contratto peraltro scaduto. L'azienda rispetta quel contratto, poi ognuno ha tutte le sue rimostranze, perché i lavoratori dicono siamo pagati così, ma in realtà facciamo molto di più rispetto a quello che prevede il contratto. Allora, il tema è molto semplice: sedere a un tavolo gli attori e tentare di trovare la possibilità di applicare un contratto differente, che può essere quello della Federcultura, dicono, no? Che invece di essere 5 euro lordi diventano 9,60 all'ora, che è sicuramente una condizione migliorativa. Io credo che su questo ci sia la massima disponibilità, conoscendo la serietà, anche da parte dell'azienda stessa, di Europromos, che è un'azienda florida in crescita. E quindi ognuno applica e rispetta il suo pezzetto di questa macchina, ma se siamo d'accordo, e lo ha detto anche il sindaco con parole molto forti, vergognoso, siamo d'accordo tutti, ma io devo far rispettare la legge. Ha ragione il sindaco, ha ragione i lavoratori, ha ragione l'azienda. Allora bisogna evidentemente tornare alla fonte e perseguire una strada differente. Certo, anche perché se no altrimenti si creano le nuove povertà di fatto, no? Perché un addetto museale che magari accoglie il turista in inglese perché arriva il turista, fa una serie di mansioni non prettamente, diciamo, di guardiania, ma invece è parte del processo museale, non può dopo uscire di lì con quella paga, insomma, mi sembra... Parlando, guarda Marco, le nuove povertà che tu dici non le stiamo creando solo lì, le stiamo creando anche in fette percentuali della popolazione che guadagnano di più, perché purtroppo chi oggi era abituato a fare i conti del mese per il mese e non arrivava forse al 25, oggi non arriva manco al 15 con lo stesso stipendio di prima, perché le bollette sono quello che sono e perché gli aiuti, per carità, e a chi si vede pagate le bollette dai finanziamenti dai 21 miliardi anche della legge di bilancio, degli aiuti ter, quater, fin qui arrivati, quindi quella porzione di italiani e imprese comunque, certo, sono in difficoltà, cioè, certo, anche chi galleggiava in una media di serenità oggi ha perso potere di acquisto. Questo è il problema del nostro paese e noi siamo costretti a mettere 21 miliardi sacrosanti che sono letteralmente bruciati. Certo. Ferdinando, volevo un tuo commento, perché è arrivata nel corso del telegiornale la notizia su Varzila, che vive un momento molto difficile, lo sappiamo, ma ci sono 5 offerte, 5 possibilità di futuro sul tavolo, quindi io la vedrei più come una notizia positiva a questo punto. C'è Rheinmetall per il settore militare, c'è Mitsubishi per l'automotive, un'azienda legata alle energie rinnovabili e alle turbine, un'altra azienda del settore oil and gas e una legata alla motoristica non concorrenziale a Varzila. Quindi 5 piste per il futuro, dopo tutto quello che è successo, mi sembra che insomma si tratti di cose molto molto concrete, speriamo ovviamente. Guarda, mentre discutiamo di questo si apre una nuova problematica, quella di Electrolux, cioè che abbiamo, certo, già vissuto più volte, quindi Porcia per esempio, così come qui nel Trevigiano, ma in realtà ti devo dire, ogni volta che affrontiamo il tema Varzila c'è qualche interessamento in più, poi non vorrei che ovviamente sparissero dopo essere cresciuti nella propria rappresentanza di interesse.
Però devo dirti che sapendo come vi sia il presidente Fedriga a seguire in prima persona questi aspetti, il suo team, l'assessore Rosolini, via dicendo, io ho grande fiducia. Qualcosa avevamo intuito anche nei mesi immediatamente, nei giorni immediatamente successivi all'esplosione di questo problema, poi rientrato, perché ricorda Regione, Confindustria e i lavoratori con i sindacati hanno vinto una sentenza, cioè si riparte da zero per l'iter che l'azienda voleva applicare all'inizio. Quello via, spazzato, si parte e si fanno le cose come dovere in un momento di crisi aziendale. Fu il compianto Bono, già numero uno di Fincantieri, l'uomo che ha fatto Fincantieri grandissima nel mondo, a dire una soluzione ci sarà. Mi sembra che in qualche maniera queste soluzioni stiano diventando più di uno e speriamo che ovviamente ci sia quella concreta per i lavoratori, che ripeto sono lavoratori di eccellenza del tessuto triestino. Allora, grazie al nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che torna ovviamente giovedì e venerdì sera con Ring e tutti gli ospiti delle due serate di approfondimento del giovedì e del venerdì sera alle 21. Grazie Ferdinando. A voi buona serata. Io vi do appuntamento domani mattina a Sveglia Trieste con gli ospiti di Bernardo Gulotta, ma anche con il collegamento del nostro Gianluca Paladin dal Museo del Presepe di Servola, che sarà un modo per lanciare anche la nostra rubrica natalizia che riparte il primo di dicembre con i vostri presepi e alberi di Natale in onda su Tele4. Ne parliamo domani mattina a partire dalle 7 fino alle 10 del mattino. Buona serata e buon proseguimento di visione su Tele4.